Signor Presidente della Repubblica, ho l'onore e il piacere di ringraziarla dal profondo del mio cuore per la sua visita alla città di Catania. I nipoti abbandonati, dove spesso c'erano incendi e che adesso saranno un luogo di aggregazione, prima ancora che di produzione, un luogo in cui si sta insieme, si ha il gusto di riscoprire il piacere di stare insieme. Si potrà realizzare una struttura sanitaria di eccellenza. Ho proposto e ho avuto il consenso unanime della città nel dedicare il viale di accesso che porta a questo ospedale al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Signor Presidente della Repubblica, signora Ministro, signor Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevoli parlamentari, autorità civili, militari e religiose, caro Sindaco, non posso non esprimere sincero apprezzamento per la scelta compiuta dall'amministrazione comunale di Catania di dedicare un'arteria stradale, peraltro così rilevante e strategica come la circonvallazione ovest, al nome del Presidente Carlo Azeglio Ciampi. La biblioteca sul Presidente è quella di Bolivia. A 600.000 persone.
600.000 pezzi. Naturalmente. Sì, racconti la storia e adesso cominciamo il nostro viaggio attraverso questa è la una pergamena del 1996, ne ho 3.000 che noi possediamo ed è il più antico sigillo conosciuto al mondo. Abbiamo 2000, abbiamo quel sigillo di Costanza d'Arancona con una serie delle pergamene veramente non solo belle dal punto di vista, ma anche dal contenuto, perché fanno luce sulla dimensione europea di questi benedettini che erano i rapporti con tutto il mondo. Respiro. Una dimensione veramente europea, veramente anche bello, perché qui c'è la mano musicale, ci sono tutte le note, è veramente affascinante ed è più studiato al mondo. Anche a dare un'indicazione ancora ulteriore, che quando cambiava la decorazione non sbagliava il tempo. Si è conservato bene. Abbiamo capito come la pensi tu. Per costruire una struttura a lignea vicine. Questo guardi la finezza della pergamena che sembra borotalco. Questo viene fatto per Lorenzo il Magnifico. Gli altri tre sono alla Laurenziana e questo sempre viene acquistato di monaci nel 1740 dalla collezione di Lanfredini, proprio che era stata la corte di Lorenzo. L'abbazia raccoglieva il meglio che trovava. Il meglio che esisteva, ma abbiamo delle vere perle, guardi ancora. Quando vengono dall'estero vedere queste cose restano senza parole. Anche loro. Adesso c'è una lezione anche per Spestica. Guardi, guardi, magari nei dettagli è di ottima qualità. Degli aranci, quelli blu, questi colori. E questa scelta diventa complicata perché questa per far vedere una pagina che dovrebbe essere semplice, come è ricca. Era ogni dettaglio accurato. Guardi questa. Una curva.